Non si placa la piaga degli incidenti sul lavoro nella nostra regione, ci sono ancora troppi casi mortali in Liguria. Dai 25.500 infortuni che avevamo in Liguria nel 2011 siamo passati a 23.111 infortuni del 2012 e 21 invece i morti sul lavoro, gli infortuni mortali. Calano quindi gli incidenti sul lavoro nel 2012 in Liguria, anche se il dato, visto con la chiave di lettura della crisi che ha fatto diminuire gli occupati, spinge comunque INAIL a aumentare la vigilanza. Molti gli interventi di prevenzione rivolti ai lavoratori italiani e soprattutto stranieri. L'aspetto della formazione è uno degli elementi molto importanti nell'attività di prevenzione e di diffusione culturale, tanto è vero che, vista la percentuale di lavoratori immigrati che abbiamo in Liguria, noi spesso le campagne informative le abbiamo tradotte in più lingue. A preoccupare anche il dato relativo alle malattie professionali, in calo, anche se restano predominanti le patologie legate all'esposizione all'amianto. Si è passati da quasi 1.000 malattie professionali negli anni 2007-2008 alle 811 che abbiamo avuto come malattie professionali denunciate del 2012. Alle patologie in generale asbesto correlato e comunque rappresentano il 30% del totale delle malattie denunciate.